Buonasera amici di Focus, bentrovati. Questa sera parleremo di un grande saggio. Io lo definisco l'uomo della saggezza sorridente, la saggezza sorridente di Roberto Assaggioli. Roberto Assaggioli è morto 50 anni fa, nel 1974, quindi è un'occasione in più d'estate proprio, è morto. E un'occasione in più per ricordarlo. Aveva 86 anni e aveva un po' di problemi di salute da qualche tempo, per cui praticamente si è spento. I suoi allievi mi hanno anche, che ho intervistato per il libro che ho fatto su di lui, che è questo, l'ho fatto alcuni anni fa, e Roberto Assaggioli, e questo void che si vede in superficie rappresenta la sua concezione della psiche umana, magari dopo ne parleremo più dettagliatamente. Per fare questo, io non l'ho conosciuto perché appunto lui è morto 50 anni fa, anche se dico sempre che avrei potuto conoscerlo, nel senso che naturalmente 50 anni fa c'ero, ma soprattutto da ragazzina io vivevo a Firenze, sono nata a Firenze, vivevo lì e vivevo praticamente a pochi passi dalla casa di Assaggioli. Assaggioli era nato a Venezia, come poi dirò, però ha vissuto la gran parte della sua vita a Firenze, e la sua villetta, che tuttora è sede dell'istituto di psicosintesi, che è quello che lui ha creato, si trova all'inizio di via San Domenico, che è quella meravigliosa strada che conduce a Fiesole. È tutta costeggia un po' all'inizio Firenze, poi sale verso Fiesole. Dopo poche 200-300 metri sulla destra c'è questa villetta che era la casa di Assaggioli, dove già al tempo suo lui teneva, visitava incontrava i suoi clienti, i suoi pazienti, e aveva creato l'Istituto di Psicosintesi, dove teneva convegni, piccoli incontri, insomma conferenze e così via, aperti a tutti. Lui aveva questo. E io abitavo proprio in una piazza Galileo Ferraris, ed era proprio a poche centinaia di metri da dove viveva lui, però io allora ero una bambina e quindi non ci siamo incontrati, però dico, siamo stati quasi vicini di casa per un certo tempo, era un momento in cui certamente non avrei potuto incontrarlo. Questo mio libro uscirà poi dopo l'estate, con qualche notizia in più relativa appunto alla sua vita, perché è uscito adesso, l'hanno trovato adesso abbastanza miracolosamente, una biografia, autobiografia incompiuta di Assaggioli, che era un uomo di estrema discrezione per con riferimento a se stesso, e che cominciò lui a registrare e poi morì dopo pochi mesi. Quindi ci sono alcune notizie biografiche di cui qualcosa vi dirò, che posso inserire qui, però sostanzialmente insomma il libro è questo. Io mi ricordo che quando mi fu chiesto di scrivere la biografia di Assaggioli,
io andai all'istituto di psicosintesi, dove fui molto bene accolta e chiesi se c'era del materiale di base su di lui, delle altre biografie. Cioè, non c'era niente. Lui aveva lasciato ad uso dell'istituto due paginette ciclostilate, proprio con le notizie essenziali. E poi c'era un'ottima biografia di Alessandro Berti, che riguardava però i primi anni, gli anni della formazione, gli anni degli studi, però si fermava lì. E dopo non c'era niente, o quasi. Io ho scritto questa biografia di lui, raccogliendo materiale un po' dappertutto, soprattutto intervistando tutte le persone che l'hanno conosciuto, che è un po' il mio metodo di scrivere questo, di raccogliere testimonianze dirette. Nel suo caso c'erano tantissimi allievi. Lui si fece i suoi allievi tardi nella vita, e quindi le persone che io intervistai erano ancora persone abbastanza giovani, perché raccolse un gruppo di giovani psicologi che desideravano appunto seguire la sua via, quindi ne ho intervistati tanti. Poi non solo loro ho intervistato parenti, ho intervistato gli inquilini, ho intervistato persone che lo frequentavano quando andavo in vacanza, amici di famiglia. Praticamente il segretario della sua associazione, cioè tutti quelli che avevano a che fare con lui. E quindi ho raccolto una serie di testimonianze su di lui, proprio anche molto personali e intime. Ecco, questo era lui. Da giovane ha sempre portato questa barba. Lui era ebreo, si vede anche, diciamo, fisicamente era ebreo, però rimase sempre formalmente legato alla religione ebraica, però a un ebraismo progressivo e molto liberale, avendo comunque un enorme rispetto per le altre religioni, soprattutto per la figura del Cristo e anche per le religioni orientali. Lui si legò molto alle religioni orientali, soprattutto induismo e buddismo. Aveva veramente, ecco, lui aveva questo aspetto, l'aspetto con cui soprattutto lo ricordiamo. E questo qui di vecchio saggio con questa barba, spesso stava, siccome lavorava in casa, aveva questa veste da camera, una giacca da camera che lui di velluto che lui portava sempre, e riceveva con questa giacca, sempre però sotto cravatta, camicia bianca e cravatta, e con quest'aria assolutamente benevola che mi dicono essere stata proprio la sua caratteristica. Era un uomo di infinita amorevolezza e di un'infinita capacità di accoglienza. Chi l'ha frequentato lo ricorda proprio così. La sua psicologia, lui era psichiatra, laureato in medicina e psichiatra, la sua psicologia è partita da Freud, dal quale poi nel tempo prese le distanze, non polemicamente sempre, però partì con il suo modo di vedere e ha creato la sua psicosintesi, psicosintesi dalla quale poi hanno preso le mosse anche la psicologia umanistica, cioè tutte le correnti moderne di psicologia, e soprattutto la psicologia transpersonale, quella che si aggancia anche alle dimensioni dell'oltre. Lui quindi è stato un promotore e un anticipatore di tantissime tendenze moderne, è stato un uomo di larghissime vedute. Ha avuto una vita molto interessante, di cui adesso vi racconterò alcune cose. Allora, lui nacque a Venezia nel 1888 ed è noto come Roberto Assaggioli, ma in realtà è noto come Roberto Assaggioli di Firenze, ma in realtà lui è nato a Venezia e non si chiamava Assaggioli, si chiamava Roberto Greco. Il padre, della famiglia ebrea, anche padre suo che morì quando lui aveva 2 anni, e la mamma si risposò con il loro medico, che era questo professore Alessandro Greco, che era anche lui ebreo, lavorava in un ospedale e si prese molta cura del bambino che aveva problemi di salute, fu ricoverato, eccetera, e quindi si conobbero in quell'occasione, si sposarono, non ci furono altri figli e questo dottor Greco ebbe una tale attenzione per il bambino che si dimostrò subito di grande intelligenza, di grande capacità, di grande attenzione che poi lui lo considerò sempre il suo vero padre, al punto che a un certo punto ne adottò il nome. E il Greco era il nome del suo padre naturale e si chiamò poi sempre un po' di tempo, portò i due cognomi e poi scelse il
il nome Roberto Assaggioli dal papà che poi l'aveva portato avanti nella vita, l'aveva educato e sostenuto in tutto. E lui frequentò le scuole a Venezia, a 16 anni già era pronto per l'università, quindi era molto precoce. All'epoca evidentemente era possibile a 16 anni iscriversi all'università, adesso non lo sarebbe fino a 18 anni almeno. Ma lui a 16 anni era pronto, per cui avvenne che scelse medicina, e mentre il padre adottivo avrebbe voluto che prendesse, aveva pensato che avrebbe potuto divenire ingegnere, visto che suo padre naturale era stato ingegnere. Invece lui scelse con un'intuizione precisa, scelse medicina. E per farlo studiare e iscrivere alla miglior scuola del regno, di scuola di medicina del regno, la famiglia si trasferì a Firenze, che lì c'era. A Venezia mi risulta che non c'era una facoltà di medicina, quindi fu necessario cambiare sede e per non lasciarlo solo, tutta la famiglia si trasferì a Firenze, dove c'era la miglior scuola di medicina del regno. E quindi tutti si trasferirono a Firenze, per quindi gli anni della formazione di Assaggioli avvennero. Scusate, che non sono in perfette condizioni dal punto di vista della voce. Ho avuto un raffreddorone con mal di gola, eccetera. Spero di arrivare in fondo tranquillamente. Quindi lui si iscrive a Firenze e a Firenze frequenta l'ambiente culturale dell'epoca, perché i suoi interessi furono sempre vastissimi. Non si fermò alla medicina, ma ebbe grandi interessi letterari, veramente interessi letterari molto importanti. E a Firenze frequentò, a Firenze c'erano dei personaggi tipo Giovanni Papini, che era più grande di lui di pochi anni, c'era Mantegazza, c'era Giuseppe Prezzolini, c'erano questi personaggi qui che operavano a Firenze in campo letterario e anche in parte anche politico. E quindi avevano fondato una rivista che si chiamava Il Leonardo, dove Assaggioli diede le sue prime prove letterarie e fu molto amico soprattutto di Papini, con cui condivideva anche gli interessi esoterici. Ebbe Assaggioli fin da giovanissimo interessi esoterici molto precisi e si sa che insieme a Papini progettarono di partecipare alla sedute della famosa medium Eusapia Paladino, che è stata la più famosa medium del mondo, credo. Era napoletana, un personaggio molto particolare, del quale magari una volta diremo qualche cosa in un apposito lasso di tempo per lei. Non si sa se a queste sedute poterono partecipare o no, però si sa che progettarono di partecipare. E certamente se non a quelle parteciparono ad altre sedute, perché poi anche Assaggioli su questo non ha lasciato scritto niente, mentre di Papini abbiamo degli scritti molto curiosi e anche divertenti che parlano appunto di sedute medianiche. Addirittura questo non c'entrerebbe molto, ma lo accenno perché è divertente. C'è uno scritto di Papini che si chiama Intervista a uno spirito, è una delle sue novelle. E in questa intervista Papini capovolge tutti i ruoli e dice che invece di essere noi a intervistare uno spirito attraverso il medium, è lo spirito che attraverso il medium studia noi per sapere come ci siamo evoluti e come ci muoviamo. È uno scritto molto ironico e molto divertente e quindi rivela in maniera, se vogliamo, ironica, in maniera curiosa, l'interesse condiviso da Assaggioli appunto per questo campo di ricerca. Intanto Assaggioli, oltre a questi interessi letterari molto ampi che ebbe, che poi conservò per tutta la vita, Assaggioli fu un uomo coltissimo, non soltanto in campo medico, psichiatrico, psicologico, eccetera, ma anche in tantissimi altri campi, quindi lasciò scritti che rivelano appunto i suoi grandi interessi un po' da tutte le parti. E fra l'altro lui sapeva molte lingue e ha raccontato lui stesso che in casa sua parlavano un giorno in italiano, un giorno in francese e un giorno in inglese. E questo per esercitare il bambino fin da piccolo, perché i genitori erano poliglotti, a parlare queste tre lingue. Quindi lui parlava italiano, francese e inglese indifferentemente. In seguito studiò il tedesco, che seppe imparò così bene che quando incontrò Freud giudicò il suo tedesco ineccepibile. Quindi evidentemente lo imparò
Lui però molto molto bene. Quindi lui, approfittando della solida posizione economica del padre, che gli permetteva di muoversi, di fare viaggi, e delle sue conoscenze linguistiche, cominciò molto presto, proprio dopo i 20 anni, ad andare all'estero a studiare il filone della medicina che più gli interessava, cioè gli aspetti psichiatrici e psicologici. Inizia in quest'epoca, siamo all'inizio del Novecento, proprio l'interesse per queste tematiche. Nel 1900 è uscito L'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, che suscitò interesse vastissimo, ma anche infinite polemiche. E di Freud a Saggioli fu il primo divulgatore in Italia. Credo che abbia letto l'opera nella lingua originale e riuscì, sia pure con molta fatica, a farsi dare dal suo docente la tesi di laurea sulla psicoanalisi di Freud. Fu il primo, lui in assoluto. Questo non è ricordato, ma vale la pena invece di ricordarlo perché è molto importante. Quindi lui conobbe anche Freud, furono in corrispondenza. E conobbe ed ebbe maggior feeling, come si dice adesso, invece con Jung. Lui, approfittando della sua conoscenza del tedesco, andò a Zurigo al famoso ospedale psichiatrico Burghölzli, si chiama, dove lavorava già Jung. Jung aveva 13 anni più di Assaggioli. Jung era del 1875 e Assaggioli del 1888, quindi era più grande di lui, ma insomma non di tantissimo, e quindi ebbero modo di frequentarsi ed ebbero un rapporto molto molto amichevole, si chiamavano fratelli fra di loro ed in effetti erano molto più vicini di quanto non fossero entrambi con Freud, dal quale entrambi presero le mosse, separandosene poi Jung, come è noto, in maniera abbastanza polemica. Mentre che fece molto scalpore, Jung all'epoca era già molto noto, lui non condivideva la teoria in pieno la teoria sessuale di Freud, riconosceva l'importanza del sesso, però non dava adesso tutta l'importanza che dava Freud, e poi non erano d'accordo con Freud neanche sulla valutazione da dare al paranormale, del quale Jung molto si interessava, e Freud invece all'epoca per niente. In seguito cambiò idea e quando molto anziano, ormai vicino alla Seconda Guerra Mondiale, essendo ebreo, dovette lasciare Vienna e andare a Londra per salvarsi, si iscrisse alla Società per la Ricerca Psichica di Londra, avendo tra i principali interessi quello per la telepatia. Però all'inizio dell'Ottocento, quando del Novecento, quando è in rapporti con Jung e anche poi con Assaggioli, e questo suo interesse non c'era, anzi riteneva che fossero cose di poco peso, di poca importanza. Assaggioli anche lui venne separandosi, ma senza polemica, in maniera molto molto piana, poco per volta seguì la sua strada e mise a punto appunto i suoi concetti sulla psicosintesi, di cui poi chiaramente parleremo. Quindi lui frequentò la clinica Burghölzli, che era un'eccellenza nel campo della psichiatria, perché nel frattempo erano venuti delineandosi i suoi interessi psichiatrici, e appunto questo ottimo rapporto con Jung, che poi rimase nel tempo e al quale lui si rivolse anche in seguito, poi se avremo tempo parleremo anche di questo rapporto. E le teorie di Freud, secondo, ci le leggo qualcosa perché cito le parole di Assaggioli. Le teorie di Freud, secondo Assaggioli, davano troppa importanza, tra virgolette, al lato inferiore e istintivo della sessualità e soprattutto alle sue aberrazioni. E a ciò egli contrapponeva le manifestazioni superiori dell'amore. Lui vedeva grande importanza per l'amore, ma non nei suoi aspetti patologici. Inoltre, al posto della Verdrängung, cioè della rimozione freudiana, che porta ad allontanare dalla coscienza ordinaria le tendenze prepotenti, Assaggioli sottolineava il processo di sublimazione, che è una preziosa facoltà della psiche, la definiva, capace di trasformare le cieche forze istintive in elementi energetici, emozionali e spirituali. Quindi rimozione no, sublimazione sì, delle energie sessuali che possono essere eventualmente trasformate
in energie spirituali ed emozionali. Quindi, grazie al suo processo di sublimazione e in linea anche con la tradizione orientale, vi dicevo prima che lui ha sempre avuto molta simpatia per le tradizioni orientali, egli allora aveva poco più di 20 anni, tenete presente, fu precocissimo, propugnava già il risveglio interiore dell'uomo, il superamento dei legami esclusivamente materiali per esplorare, ancora parole sue, le vette più luminose della propria anima e studiare i più alti misteri della vita umana. Concetti che poi espresse nei vari congressi a cui lui partecipò moltissimo ai congressi lui in questi anni, in Italia e all'estero, perché appunto conosceva le lingue e aveva i mezzi per poterlo fare. E si laureò con una tesi appunto sulla psicoanalisi di Freud e cominciò subito la sua attività nel 1912 e fondando la prima rivista psicologica in assoluto che si conosca, che si chiamava Psiche, la prima di questo genere. Questa lavorò per diversi anni proprio per diffondere, questo leggo la motivazione, diffondere in forma viva e agile tra le persone colte le nozioni psicologiche più importanti e feconde di applicazioni pratiche. E infatti, attraverso le pagine di questa rivista si compì poi il passaggio dalla psicoanalisi alla sua psicosintesi. Intanto, dicevo prima, Assagioli è stato l'iniziatore della psicologia umanistica e quindi si occupò molto della psicologia della salute. La sua psicosintesi è una psicologia anche per l'uomo sano, non soltanto per chi ha dei problemi. Certo, lui curò anche persone problematiche, con dei problemi anche pesanti, però si occupa molto, e questa è la novità assoluta, delle persone sane per aiutarle a evolvere al meglio le proprie potenzialità, per vivere una vita attiva, consapevole, per manifestare al meglio le proprie potenzialità, le proprie energie interiori. Questo è un compito enorme che lui si è posto, perché lui fondamentalmente, attraverso la crescita, il miglioramento, l'evoluzione dell'essere umano, mirava, forse inizialmente in maniera inconsapevole, ma poi in maniera diretta, al miglioramento dell'umanità, perché questo può avvenire soltanto attraverso il miglioramento del singolo, non attraverso grandi insegnamenti da dati a grandi masse popolari. Allora, la sua psicosintesi comprende la psicoanalisi come metodologia di indagine dell'inconscio, cioè come base. Jung stesso disse: io mi sono limitato alle cantine, se vogliamo paragonare l'essere umano a un edificio, alle cantine. E Assagioli valorizzò sempre molto, perché un edificio non sta in piedi se non ha le fondamenta solide. Però poi, diceva Assagioli, oltre alle cantine ci sono anche i piani alti, i vari piani della casa, e ci sono le terrazze da cui si può vedere il cielo, il sole e la notte il cielo stellato. Quindi la psicoanalisi abbraccia tutti questi aspetti, abbraccia l'inconscio e poi il conscio e poi anche i livelli superiori. Quindi questa psicosintesi abbraccia praticamente tutti i livelli della personalità umana. Assagioli fondò anche un istituto di psicosintesi, che prima fu a Firenze e poi a Roma. Infatti lui, già prima della guerra, per motivi politici, lui era ebreo, aveva contatti con studiosi a livello internazionale. Il regime, qua parlo del periodo fra le due guerre, il regime fascista non vedeva di buon occhio questi contatti internazionali. L'istituto fu chiuso, ma durò parecchi anni, poi vedremo come andranno a finire le cose. Assagioli partecipò alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale medico. So dai suoi allievi che non volle mai sparare e che addirittura era nel suo modo così discreto, per non scandalizzare nessuno, si era fabbricato una pistola col sapone, l'aveva dipinta di nero e la portava, come tutti la scambiavano, per una pistola vera. Invece era di sapone e non avrebbe mai potuto sparare con quella. Però lui non voleva dare scandalo, non voleva suscitare polemiche, quindi lui
e dice, con quelle non avrei mai potuto fare del male a nessuno, e si portò dietro questa pistola finta, fingendo appunto di essere come gli altri, invece chiaramente non lo era. Non abbiamo di questo periodo bellico della Prima Guerra Mondiale molte notizie, se non queste. Sappiamo che subito dopo si sposò, ci fu un primo matrimonio molto breve che si concluse con una separazione, e in seguito credo che la moglie fosse americana, ma sappiamo molto poco di questo primo matrimonio, che non ebbe poi una grande importanza nella sua vita, evidentemente. E poi dopo la guerra conobbe Nella Ciappetti, che era aretina e aveva una casa di campagna a Capolone, in provincia di Arezzo, dove poi la famiglia Assaggioli trascorse sempre le vacanze praticamente per tutta la vita, e dove lui morì anche quando fu il suo momento, 86 anni. E questo fu un ottimo matrimonio, dal quale nacque un figlio, uno solo, Ilario, che purtroppo morì subito dopo la Seconda Guerra Mondiale di TBC. A questo punto, arriveremo praticamente. Avevo accennato prima che Assaggioli a un certo punto trasferì il suo istituto di psicosintesi da Firenze a Roma. Anche questo trasferimento non ha molte notizie alla base, ma probabilmente era perché Roma è una città molto più aperta, molto più internazionale, quindi lui sperava a Roma di incontrare maggiori interessi. A Roma si sa che l'istituto di psicosintesi aveva sede sempre in casa sua, e in casa sua aveva sede anche la sede romana della Società Teosofica. Non ho detto questo prima, ma lo dico adesso. Assaggioli fu teosofo per tutta la vita, era stata teosofa sua madre e era sua moglie, quindi lui per tutta la vita ebbe molti contatti con la Società Teosofica. La Teosofica, io credo che chi mi ascolta sappia di cosa si tratta. Era stata fondata nel 1875 a New York da Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, e la quale era una nobildonna russa che nei suoi viaggi in Oriente, e soprattutto in Nepal, sull'Everest, in Tibet, eccetera, aveva incontrato quelli che lei definì maestri di saggezza, che le diedero degli insegnamenti che lei poi e fece confluire nel movimento teosofico, nella società teosofica. Questi insegnamenti teosofici si riferiscono a elementi importanti, quali per esempio la fraternità universale al di là di sesso, religione, casta e così via, lo studio delle potenzialità interiori dell'uomo, e questa c'è tutta la parapsicologia, per esempio, e lo studio comparato delle religioni, delle filosofie, delle scienze, quindi elementi molto avveniristici che ancora in parte attendono di essere realizzati. Certamente Assaggioli aderì alla Società Teosofica, che porta avanti molti elementi orientali. La filosofia orientale ebbe nel suo pensiero una notevole importanza. Lui scrisse anche molto di teosofia sotto lo pseudonimo di Considerator. Sono stati fra l'altro pubblicati a parte qualche anno fa gli scritti teosofici di Assaggioli, considerato, trattino considerato, firmati a volte Assaggioli, a volte considerato. E sono scritti appunto che riguardano la sua ammirazione, la sua adesione a questo movimento teosofico, che è un movimento pacifista molto spirituale. E Assaggioli appunto prese sempre parte a questo e credeva anche, almeno lui ha sempre detto, di ritenere tra le varie dottrine sul post mortem quello sulla reincarnazione uno dei più probabili, dei più interessanti. E questo viene importato certamente dall'Oriente, perché non fa parte dell'ebraismo se non di certe correnti mistiche, e neanche del cristianesimo. Questo diviene dall'Oriente, mentre fa parte integrante del movimento teosofico. E lui aveva, come ripeto, a Roma, in casa sua, la sede della Società Teosofica, e questo continua ad essere quando, dopo la guerra, lui ritornò a Firenze. E gli anni tra le due guerre furono quelli della maggior crescita, della maggior messa a punto del suo pensiero, e questo avvenne appunto a Roma, dove ebbe contatti praticamente con
tutta l'intelligenza locale, con tutti gli ambienti culturali dell'epoca. E lui visse sempre una vita in complesso abbastanza ritirata, cioè esercitò sempre privatamente, non ebbe incarichi accademici, però a Roma era noto come il medico che faceva miracoli. Cioè pare che, da medico come psichiatra, intendiamoci, che fosse la sua stessa presenza a guarire, a mettere in armonia le persone, ad aiutarle a ritrovare il loro centro. E nella gran parte dei casi, naturalmente aveva anche i metodi per curare le persone con patologie gravi, però il suo interesse maggiore fu sempre stato quello di indirizzare le persone a trovare il loro centro di interesse, il loro centro di equilibrio e a indirizzarli verso una visione spirituale dell'esistenza. Questo era il suo compito, perché appunto, come accennavo prima, ma vale ripeterlo, attraverso la crescita del singolo, certo tipo di crescita, lui auspicava di poter migliorare poco per volta l'umanità. E questo, nella mia visione, lo avvicina molto a Maria Montessori, che anche lei era teosofa, ebbe molta attenzione per il pensiero teosofico, e anche lei attraverso, in un modo diverso, cioè attraverso l'educazione dei bambini, l'educazione del singolo bambino, pensava di poter far crescere un'umanità migliore. Ecco, entrambi hanno questo scopo nella vita, con mezzi diversi, con un pubblico diverso, Maria Montessori con i bambini, Roberto Saggioli con le persone adulte e anche anziane, indirizzandolo nel modo giusto, perché diceva che non è mai troppo tardi, in modo da far diventare un'umanità consapevole e indirizzata alla pace e al bene. A proposito di pace, va ricordato che durante la Seconda Guerra Mondiale, che a Saggioli era a Roma, fu imprigionato per un mese in agosto a Regina Coeli con l'accusa di pacifismo. In che senso l'accusa di pacifismo? Cioè lui non condivideva affatto il militarismo di Mussolini. E questo, oltre al suo sentire personale, era certamente anche un influsso della teosofia, perché la teosofia proclamava l'uguaglianza, la fratellanza universale, indipendentemente da sesso, religione, credo, casta, eccetera, eccetera. Quindi lui non poteva condividere il militarismo di Mussolini e neanche il razzismo, cioè le discriminazioni che venivano fatte nei confronti, per esempio, degli ebrei, nei confronti di altri tipi di persone. Quindi fu accusato di pacifismo e stette un mese in carcere. Allora, in questo mese lui scrisse un testo straordinario che io ho riprodotto nel mio libro, che ho ritrovato. Lui non l'aveva pubblicato, l'aveva scritto praticamente a mano e poi semplicemente battuto con la macchina da scrivere. Poche pagine, e l'ho ritrovato fra i suoi scritti. Quando io scrissi la sua biografia, mi fu consentito di lavorare a Firenze nel suo studio. Il suo studio è una piccola stanza che è rimasta tuttora tale quale, come era allora, quando vi era vivo, dove c'è una sua scrivania e ci sono tutto intorno tappezzate di libri. E tra questi libri c'erano anche molte cartelle, piene di foglietti. E foglietti dove lui in ogni lingua, seconda che la lingua gli sembrasse più adatta ad esprimere un concetto piuttosto che un altro, scrive i suoi pensieri più intimi. E poi ho trovato anche lì, ho potuto vederli, ne ho pubblicati parecchi nel mio libro, che sono pensieri veramente illuminanti. E poi ho trovato questi testi, questo testo di 2 o 3 paginette, dove lui parla di questa libertà in prigione. Cioè lui disse che fu un mese molto bello, perché lui è finalmente libero di meditare. Lui meditava molto, la pratica della meditazione era quotidiana, di meditare quanto voleva, e poi poteva scegliere un atteggiamento, quello che voleva, e cioè poteva, lui dice, scegliere di assumere un atteggiamento da piagnisteo, di lamento, cioè di lamentarsi perché a Roma, nel caldo di agosto, lui era costretto a stare in prigione, oppure poteva farne una prova di pazienza e di accettazione, oppure poteva addirittura farlo diventare una prova di
non solo di pazienza, ma anche attivamente, cioè di pensare, di dedicarsi a se stesso, magari di parlare con gli altri detenuti, di avere informazioni, di dare informazioni e così via. Quindi, dice, in prigione sono stato libero di scegliere questi atteggiamenti, tra quello di autocommiserazione, a quello di pura accettazione, a quello invece attivo, di persona in grado di assumersi le responsabilità di questo periodo e di ricavarne qualche cosa di buono e di positivo. Questo fu il suo atteggiamento praticamente per tutta la vita, cioè di ricavare il meglio da ogni situazione. E alla fine della guerra, poi fu liberato. Gli ultimi anni della guerra furono molto difficili perché, essendo lui ebreo, benché discriminato perché uno dei genitori non era ebreo, però comunque ricercato, dovette passare parecchi periodi alla macchia, si salvò grazie ai pastori della moglie che c'erano nelle proprietà nell'Aretino, nelle montagne dell'Aretino della moglie che lo tennero nascosto, lui e il figlio Ilario, che era un giovanotto ormai. Figlio Ilario purtroppo era malato di tubercolosi e alla fine della guerra, e purtroppo nonostante l'arrivo della penicillina, perché sappiamo tutti che la penicillina arrivò dopo la guerra dagli Stati Uniti, lui riuscì ad averla e qui c'è anche un coinvolgimento di Jung al quale chiese un aiuto in quest'ottica, abbiamo conservato, sono conservate le lettere e così via, e il ragazzo morì a 28 anni. Era un ragazzo veramente un iniziato. E lui aveva accettato il suo destino, spero perfettamente, e ha lasciato un libro di massime, di pensieri di grandi personaggi che lui gli avevano fatto bene a lui, insomma, un personaggio straordinario. E c'è questo libro che appunto ho potuto leggere, di cui ho riportato qualche brano. La morte dell'unico figlio fu devastante per la famiglia Saggioli, lui però, grazie alla sua fede in un dopo, accettò la moglie del figlio. Mi ricordo che intervistai un'amica di famiglia che mi disse che il giorno dopo i funerali andò a casa di Roberto ed era una bellissima giornata e gli disse qualche cosa di questo tipo, che una bella giornata così, come ma peccato che Ilario non possa più vedere questa luce. E Roberto disse: i suoi occhi vedono ora ben altra luce, cioè era convinto della realtà dell'oltre e della continuazione della vita del figlio, appunto, in questa dimensione. E la moglie ne risentì molto di più. Si sa anche che avevano conosciuto, intanto erano tornati a Firenze, subito dopo la guerra tornarono a Firenze, e Ilario morì inizio anni 50, quindi erano a Firenze già da alcuni anni. A Firenze avevano conosciuto intanto Roberto Setti, il medium del Cerchio Firenze, che era allora giovanissimo. Roberto era del 30, quindi degli anni 50, aveva 20 anni, 25, e stava iniziando a conoscere le sue doti. Si era rivelato medium un po' di anni prima e già aveva questa capacità, era ancora molto nascosto, nel senso che questa attività veniva svolta in assoluta privatezza. E si erano rivolti ad Assagioli e Assagioli aveva fatto con lui degli esperimenti, non di medianità, ma di telepatia, di chiaroveggenza, eccetera, e Assagioli l'aveva trovato straordinario. E poi si sa anche che invece Roberto faceva anche le sedute e la moglie partecipava ogni tanto a queste sedute. Quindi c'è stato anche questo contatto col Cerchio Firenze 77. E gli anni dopo la guerra rappresentarono il ritorno a Firenze, quindi l'apertura dell'Istituto di Psicosintesi nella villetta appunto di via San Domenico, dove tuttora si trova. Furono anni estremamente creativi, furono gli anni proprio della costruzione, della scrittura dei libri e del contatto con il mondo intero, perché lui per tutta la vita viaggiò moltissimo. Andava moltissimo negli Stati Uniti, dove furono fondati istituti di psicosintesi. Lui parlava benissimo l'inglese, come sappiamo, anzi, alcuni libri li scrisse direttamente in inglese, sono poi stati tradotti in italiano. E andava molto in America, dove era molto apprezzato, viaggiò in tutta Europa, andava a Londra. È una persona che ha avuto contatti internazionali importantissimi, che nel periodo fascista
e non erano visti di buon occhio, però dopo la guerra, seconda guerra, poté naturalmente, da questo punto di vista, fare tutto quello che voleva. E quindi furono gli anni in cui lui si creò gli allievi, e in particolare, a un certo punto, lui ebbe, quando aveva già una settantina d'anni, ebbe un grave problema di salute, che lo portò ad avere in pratica una NDE, una near death experience, un'esperienza in punto di morte. Cioè lui era piuttosto fragile di salute, dovette subire un intervento alla prostata che fu molto pesante e fu in coma. E questo mi è stato raccontato da persone che erano presenti a questo coma. E nel coma lui diceva delle cose, vaneggiava. E diceva, per esempio, no, 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 non lo voglio fare, non lo farò. Poi a un certo punto, evidentemente rispondendo ad altre cose che sentiva, dice, oh, va bene, lo farò, lo farò. E si riprese. Quando si fu ripreso, confidò le persone che erano state con lui che nelle sue visioni, in quel momento, aveva visto due maestri orientali, che erano il maestro Mori e il maestro Kotumi, che erano i due maestri che erano stati, diciamo, gli insegnanti di Madame Blavatsky e dei quali lui teneva nello suo studio i ritratti. E questi maestri gli avevano detto che gli avrebbero concesso ancora anni di vita, avrebbe avuto ancora anni di vita se avesse accettato di scrivere ancora un libro. Lui non scriveva molto volentieri, di lui ci sono tantissime conferenze, in gran parte ancora da pubblicare. I suoi libri sono in gran parte raccolte di conferenze, ma in particolare lui ne scrisse uno che si chiama L'atto di volontà, che è scritto, l'unico scritto proprio come libro. E lui disse: mi hanno rimandato indietro a calci, e cioè lui doveva ancora fare delle cose. E in effetti tutti quelli che l'hanno conosciuto dissero che se la psicosintesi si è assestata fu proprio dopo quel periodo. Allora, dopo quel periodo, lui si fece, trovò tutti gli allievi, quelli che ancora sono ancora abbastanza in forma, abbastanza giovani, e portano avanti il discorso della psicosintesi, perché erano ragazzi quando negli anni 60-70, quando lui si formò appunto questa scuola, e scrisse appunto queste cose. Quindi ebbe questa esperienza della quale lui non fece mai mistero e raccontò queste cose. Io ho detto prima che Assagioli era il maestro della saggezza sorridente, ed è questo che me l'ha fatto amare moltissimo. Per esempio, lui raccontava anche delle parabole, delle storie. Adesso me ne voglio leggere qualcuna. Che esprime la sua filosofia di vita. Per esempio, c'è una parabola che lui ha scritto veramente, non si sa se l'ha scritta lui, ecco queste le immagini dei maestri che gli apparvero in quella sede e che erano stati maestri di Madame Blavatsky, e che poi in seguito, attraverso Alice Bailey, che è stata una persona che anche lei è una scrittrice automatista, che venne dopo Madame Blavatsky, che venne in contatto con le scuole di questi maestri, e lei scrisse dei testi, alcuni dei quali rivolti direttamente a Saggioli, talché qualcuno pensa che in parte la psicosintesi sia la trasposizione in termini occidentali, accessibili quindi a tutti noi, anche non soltanto, ma anche del pensiero orientale di questi maestri. Quindi chi è interessato al pensiero orientale trova nella psicosintesi a Saggioli veramente cose interessanti da leggere. Però adesso vi voglio parlare di questa sua saggezza sorridente, che è quella che mi ha colpito maggiormente. Per esempio, questa parabola che insegna che è importante vivere bene, capire il senso della vita, senso profondo della vita, e avere dei grandi valori e porsi delle mete, ed esprimere l'opportunità che noi si diventi collaboratori di Dio sulla terra. E per esprimere questo scrisse appunto questa parabola che si chiama I tre tagliapietre, che adesso vi leggo, è molto eloquente. Un visitatore entrò nel cantiere dove nel Medioevo si stava costruendo una cattedrale.
Medioevo, sapete che è l'epoca della costruzione delle grandi cattedrali, quelle che ancora ornano le nostre città, e quindi c'erano dei grandi cantieri aperti. Quindi il visitatore entra in questo cantiere, incontra un tagliapietre e gli chiede: che cosa stai facendo? L'altro rispose con malumore: non vedi, sto tagliando delle pietre. Così egli dimostrava di considerare quel lavoro increscioso e senza valore, quasi disonorevole. Il visitatore passò oltre e incontrò un secondo tagliapietre. Anche a questo chiese che cosa faceva. Sto guadagnando da vivere per me e la mia famiglia, rispose l'operaio calmo, con tono calmo, dimostrando una certa soddisfazione, quindi già un tono molto più giusto. Il visitatore proseguì e, trovando un terzo tagliapietre, gli rivolse la stessa domanda. Questi rispose gioiosamente: sto costruendo una cattedrale. Egli aveva compreso il significato e lo scopo del suo lavoro, si era reso conto che la sua opera umile era altrettanto necessaria di quella dell'architetto e quindi in un certo senso aveva lo stesso valore della sua. Perciò eseguiva il suo lavoro volentieri, anzi con entusiasmo. Fin qui la parabola. I commenti di Assagioli. Ricordiamo l'esempio di quel saggio operaio, riconosciamo e restiamo sempre consapevoli, perché per quanto le nostre capacità sembrino limitate, per quanto sembrino modeste e umili le nostre mansioni, in realtà siamo particelle della vita universale, partecipiamo allo svolgimento del piano cosmico, siamo collaboratori di Dio. In questo modo potremo accettare ogni situazione, svolgere ogni compito volontarosamente, lietamente, con costante buon umore. E lui, Assagioli, non si fermava qui, dice, insegnava ad applicare questa filosofia a tanti problemi, per esempio ai problemi dei giovani, ai quali lui teneva molto, alla loro educazione, e suggeriva di trasferire questa parabola agli studenti. E in un libro che si chiama Educare l'uomo domani troviamo un esempio di questo trasferimento. Chiedi a uno studente universitario: che cosa fai? Uno risponde: mi preparo a un esame, un po' annoiato. L'altro: studio una scienza che mi piace, quindi già qualcosa di più. Terzo, mi preparo a creare un mondo migliore. La creazione di un mondo migliore era lo scopo ultimo della psicosintesi, che rivolge la sua attenzione sia al personale che al sociale. Questo l'ho già accennato prima, ma lo ripeto perché è una cosa veramente importante. Poi mi ero segnata qualche altra espressione sua. Ecco qua. È come bisogna vivere la vita. Di solito nella vita ci si lascia vivere, mentre vivere è un'arte e dovrebbe essere la più grande delle arti belle. Chi guarda verso la vita con orrore è al di sotto della vita. Chi prende seriamente la vita è dentro la vita, chi sorride alla vita con un lieto sorriso si eleva sopra il mondo. Lui sempre ebbe questa tendenza a valorizzare la vita e a valorizzare il nostro modo di partecipare alla vita, dicendoci appunto che non dobbiamo sprecare questa grandissima occasione, ma dobbiamo vivere al meglio utilizzando questo dono che ci è stato fatto senza sprecare un minuto. Lui aveva anche un grande rispetto per il senso dell'umorismo. Ecco qua alcune frasi che lui ha scritto sull'umorismo. Il vero umorismo non sta tanto nel fare dello spirito, quanto nel mettere in evidenza l'umorismo già insito nei fatti, nelle situazioni. La vita ha spesso aspetti umoristici, dunque Dio è il primo, il grande umorista. Questo è un attributo di Dio che non si trova nei trattati di teologia, ma che pure è innegabile. Altrimenti un umorista possiederebbe una facoltà che Dio non avrebbe, cosa assurda, perché in ciò l'uomo sarebbe superiore a Dio. L'umorismo, lo spirito, è un condimento, un sale che va preso a piccole dosi, non nutre, non dà sostanza, ma dà gusto al cibo. Lo fa digerire quando è peso. Quindi va dosato bene, non abusarne. Abusandone guasta il palato e lo stomaco. Abitua male, toglie il gusto per la frutta,
sane che non hanno bisogno di sale. Quindi lui parte moltissimo, questo umorismo, lui era un uomo molto, molto dedito all'umorismo, molto, molto attento. Ancora una frase che ho segnato qua. Ecco qua, la relatività delle cose. Tra le numerose tecniche mediante le quali possiamo agire sulla nostra psiche, su quella degli altri, in modo da modificarle, persino trasformarle, ve n'è una molto semplice, di facile applicazione, eppure efficacissima: l'uso di parole evocatrici. E lui usava tenere dei cartellini dove aveva scritto parole evocatrici, pazienza, tolleranza, allegria, buon umore, queste cose qua, e tutti i giorni ne esponeva qualcuno, le cambiava, se le teneva davanti nello studio, davanti alla sua scrivania. Mi ricordo che c'erano ancora, quando andai io, le ultime parole evocatrici che aveva scelto per la sua giornata, e che, impregnandosi di questi significati, ci si impregna appunto anche del valore di queste parole. E può sembrare una tecnica infantile, troppo semplice, in realtà non lo è, è una cosa importante. Lui scrive: questa tecnica è basata su fatti ben accertati della vita psichica e sulle leggi, e seppure sicuramente dimostrate, che le regolano. Il fatto fondamentale è quello della ricettività e plasticità e plasmabilità della nostra psiche. Si può paragonare a una serie praticamente inesauribile di pellicole fotografiche vergini, che vengono continuamente impressionate da stimoli interni ed esterni. Quindi usava appunto anche queste parole evocatrici, ed è una cosa che si può certamente consigliare, perché lui l'aveva sperimentata con tante persone, ed è una tecnica molto apprezzata. Un'ultima citazione, e lui parla appunto migliorare il mondo. E lui dice, in un libro che si chiama, in un testo, Psicologia della donna e relazioni di coppia: dopo aver analizzato i diversi ruoli ed esposto i criteri corretti che dovrebbero improntare il rapporto tra uomo e donna, di collaborazione e integrazione sulla base dell'uguaglianza, quindi lui era un femminismo ante littera, Azzajoli dilata l'orizzonte e delinea il suo ideale di società del futuro, parole che ben si prestano a concludere questa analisi. Io adesso quello le conclusi, ho citato solo piccole cose della sua saggezza sorridente. Ecco, lui scrive: storicamente sappiamo che ci sono state civiltà matriarcali e civiltà patriarcali. L'ideale sarebbe ora una civiltà di sintesi, che non è né patriarcale né matriarcale, ma psicosintetica, cioè una civiltà in cui si manifestano le qualità più alte e belle di ognuno. E anche questo è un bel insegnamento al giorno d'oggi. Allora, Assaggioli, come vi dicevo, adesso siamo arrivati alla fine anche del nostro tempo, e praticamente alla fine di Roberto Assaggioli. Lui visse 86 anni, molto stimato, sempre molto discreto, come dicevo, non ebbe incarichi accademici, però molto ricercato, più a livello internazionale che nazionale, stimatissimo. Negli Stati Uniti, in Francia sono stata anche a Parigi, all'Istituto di Psicosintesi francese, un grande istituto molto apprezzato, a Londra. E in Italia però la sua comprensione sta crescendo. Anticipo che per celebrare i 50 anni della morte, a ottobre ci sarà a Venezia e Abano Terme un grande congresso su di lui, e lo faranno in queste sedi venete, perché lui appunto era nato a Venezia. Saranno 2 o 3 giorni a Abano Terme e poi la conclusione a Venezia, in una sede prestigiosa, alla quale sono stata invitata anch'io a partecipare, parlando di Assaggioli nel suo tempo, cioè dei rapporti che Assaggioli ha avuto durante la sua vita praticamente con tutto il mondo. Quindi dovrò preparare una sintesi di questo. Se siete interessati, potete andare a vedere su internet Istituto di Psicosintesi, congresso. Per i 50 anni della morte per celebrare i 50 anni, ricordare i 50 anni della morte di Assaggioli, ci saranno pubblicazioni nuove e ci saranno
cose interessanti. Il congresso ne pubblicherò le notizie, in parte le ho già pubblicate, ma pubblicherò ancora sul prossimo numero della rivista Luce e Ombra che dirigo, quindi si troveranno tutte queste notizie, però ripeto, anche su internet c'è modo di recuperarle. A Saggioli morì appunto 86 anni, dopo avere, come avevano anticipato i maestri che aveva visto nella sua visione quando era stato ammalato, creato la sua scuola, formato gli allievi, scritto i libri che era destino che lui scrivesse. In un'intervista che gli fu fatta proprio pochissime settimane prima di morire, venne un giornalista psicologo, psichiatra, anzi americano, a intervistarlo e gli chiese come lui pensasse alla morte. Era un uomo anziano, non era messo bene fisicamente, forse dimostrava anche più anni di quelli che aveva, e lui disse che pensava alla morte come a una vacanza, e che gli sembrava che morire fosse uscire da una stanza e recarsi in un'altra, e che anche riteneva che tra le varie ipotesi del post mortem la dottrina della reincarnazione gli sembrava una delle più attendibili. E in questo dice: mi trovo in buona compagnia perché ci sono tante altre persone che la pensano come me. E, però dice: non mi preoccupo, ho fiducia di quello che sarà e di quello che avverrà. E lui morì in seguito a un ictus che gli venne. Della sua morte mi ha parlato il professor Bruno Caldirone di Ravenna, che è un suo allievo che fu presente, e le ultime ore del maestro sono state queste. Lui mi ha detto: una sera mi telefonò Ida Palombi, che era la segretaria tradizionale dell'Istituto di Psicosintesi, dicendo che il dottore stava male. Io chiamai Ferioli e Peresson, che sono altri due celebri allievi suoi, che abitavano dalle mie parti, ci incontrammo insieme e raggiungemmo Capolona. Capolona era la sede estiva della famiglia Saggioli. Là trovammo altri allievi. Lui era già in coma, non so se mi abbia riconosciuto. Come allievo più anziano e neurologo, ebbe l'incarico di visitarlo, avevo un ictus molto forte. Quando arrivai era molto agitato, poi si tranquillizzò e morto serenamente tra le mie braccia. Ida Palombi ha raccontato che l'ultima parola che Saggioli pronunciò prima di perdere coscienza fu Ilario, il nome dell'unico figlio morto poco dopo la guerra. Fu un passaggio relativamente rapido, senza sofferenze prolungate, e al quale Saggioli era preparato da tempo. Il suo corpo fu bruciato all'orientale, proprio su pira ignea, cioè non cremato in un forno, ma bruciato su una pira di legno, come avviene in India, in Oriente, ad Arezzo, il 30 agosto, e l'urna con le sue ceneri fu portata al cimitero di Firenze e collocata accanto a quella della madre. Il suo allievo, il professor Caldiroli, disse: a Saggioli era propenso a credere alla reincarnazione e in base a questa dottrina, bruciando il corpo, si fa sì che la componente spirituale che sopravvive possa staccarsi più facilmente dal mondo fisico. Così si concludeva la parabola terrena di Saggioli. Il cammino della psicosintesi continuava, affidato ai discepoli che Saggioli aveva formato e che da allora, con amore e deduzione, seguendo le proprie naturali tendenze e cogliendo della psicosintesi gli aspetti più congeniali, hanno, per usare le parole del maestro, annaffiato la buona pianta. E questo è un elemento, l'ultimo elemento che vi faccio notare, che la psicosintesi è ricchissima e dei suoi allievi ognuno ha seguito anche strade particolari. Per esempio Sergio Bartoli ha seguito la via della meditazione, e un'amica mia di Matilde Sant'Andrea di Bologna, che è stata anche lei allieva di Saggioli, lei è danzatrice e lei fa le danze meditative. È una cosa, adesso è molto anziana, fa più poco, però ha fatto per tutta la vita, seguendo le indicazioni di Saggioli, di fare quello che sapeva fare, che amava fare, e però emettendo la meditazione. Quindi sono danze significative che lei sapeva colorare di contenuti molto molto interessanti. Altri hanno seguito la psicosintesi terapeutica, la psicosintesi medica proprio. Quindi ci sono
stati vari indirizzi, che però tutti si richiamano appunto alla psicosintesi. E io penso che al grande congresso che ci sarà in Veneto, tra, come dicevo prima, Abano Terme e Venezia, in ottobre, tutti questi indirizzi saranno rappresentati e illustrati. Quindi la ricchezza della psicosintesi è veramente importante. E sottolineo ancora tanti elementi di somiglianza tra Assaggioli, il nostro Assaggioli e Carl Gustav Jung, svizzero. Entrambi sono stati psichiatri, entrambi esoteristi, entrambi interessati appunto agli aspetti anche molto spirituali, misteriosi, spirituali ed esoterici dell'esistenza umana, quindi legati, non identici, ma ognuno con la sua direttiva, però molto vicini per gli interessi di questa di cui abbiamo parlato, e soprattutto interessati a insegnare all'essere umano a vivere meglio, entrambi, e a credere in una dimensione post-mortale nella quale entreremo tutti, e insegnano loro come arrivarci più preparati. Grazie di tutto, della vostra attenzione e alla prossima. Buona serata, arrivederci.